diciamo che questa è una delle storie di una famiglia romagnola, fondamentalmente. Quindi si passa da quello che era il mercato del vino sfuso appunto degli anni 60, 70, dove in Romagna non si contano tantissimi imbottigliatori, a decidere invece di voler cercare di fare vino di qualità e quindi di imbottigliare. Qui siamo intorno agli anni fine 90, inizio 2000. Fortuito è stato anche l'incontro con l'enologo Giancarlo Soverchia, attualmente ancora il nostro enologo in azienda. Quindi riporta un po' la sua idea qua in Romagna. E da lì nasce quello che ci piace definire il progetto Albana. Il progetto Albana nasce con quella che noi chiamiamo l'anno zero, no? La vendemmia per noi dal 2001. Il progetto era quello di riuscire a dimostrare che nel vigneto che fra poco andrai a vedere, differenziando i periodi vendemmiali, si ottenevano prodotti diversi. E questa è la grande versatilità che ha questo vitigno. Ah, Montesinos Rosso è stato acquistato dai Conti Codronchi, che poi a loro è stato anche dedicato il nostro vino più importante, no? E sembra, andando indietro, 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 che fosse definito Monticino, lo dico in dialetto? Vai, sì! Melgarnidi! Ripeti, ripetilo! Mungete il Melgarni. Oh! Ora però traducete perché non capisco Il romano. Monticino dei melograni. Perché melograni sono tipici? Sembra che ci fossero diversi melograni selvatici che Qui si abbiamo anche una trovassero. siepe antica di melograni che si vede che Esatto. forse una volta c'erano parecchi melograni su questo podere. E da lì appunto è stato poi ridotto a rosso. Siamo arrivati nel vigneto del Codronchio intanto. E come ti raccontavo prima, da qui parte questo progetto. E il progetto prevede appunto differenti vendemmie. Si inizia da metà agosto a fine agosto con la vendemmia del metodo classico, che poi andremo a vedere anche riposare adesso in barricaia. Gestiamo tutte le fasi di spumantizzazione in azienda. Questa è un po' anche l'idea che ha la proprietà di dire è un prodotto mio, lo voglio controllare dalla vigna fino alla bottiglia. E questo è anche motivo di tranquillità su quello che metti nel mercato. Si passa poi a settembre con l'Albana semplicemente denominata A, che è la nostra Albana classica. Quest'anno è stata insignita del premio del Gambero Rosso con i tre bicchieri, quindi è stato un orgoglio grandissimo. Si passa poi all'avvento della Botrytis cinerea, che è un ospite gradito nei nostri vigneti e si manifesta a seconda delle varie stagioni, da fine ottobre a inizio novembre. E andiamo a vendemmiare il Codronchio quando c'è un attacco parziale di circa il 30% del grappolo, quindi è una vendemmia tardiva vinificata secca. E allora ci piace venire a fare le foto e vederla perché pensiamo che spesso i nostri nonni forse l'hanno vista ma la buttavano via. È questa muffa che va ad attaccare l'acino del grappolo nel momento in cui la maturazione è sicuramente avanzata, quindi la buccia dell'acino si assottiglia, viene attaccata e regala soprattutto aromi, tantissimi aromi e una carica comunque zuccheria importante, quindi andiamo a parlare di vini che hanno un apparato olfattivo anche ben diverso da quello che è la classica fermentazione. La vendemmia tardiva secca della Codronchio e poi dopo invece andiamo con gli ultimi, i grappoli più spargoli, quelli che ti avevano detto avresti trovato in vigna fino a pochi giorni fa. È molto bello perché vedi la parte della maturazione, quindi questo dipende anche molto da quanto viene esposta e da quanto è coperta. Per cui il lavoro manuale è fondamentale, andare a scoprire i grappoli che hai bisogno di far scoprire e soprattutto tutta la vendemmia viene a mano, perché questa che vedi qua, come vedi, non si è concentrata in ugual misura in tutti gli acini. Quindi, a prescindere, abbiamo deciso già da tempo di fare vendemmia a mano di tutto, però soprattutto per questa diventa fondamentale, perché appunto vai a raccogliere in più passaggi quella che è pronta. Però sì, la parte molto bella dell'Albana è questa è la maturazione. Questo è il cambio di colore che fa l'acino
vedi che ha questa colorazione che a qualcuno quando la vede in questo stato dice ma è rosso, no, non è rosso, effettivamente da qua invece c'è l'attacco della muffa, come vedi disidrata, lacino, e però diventa un'esplosione. Sì, ma l'allevamento, io che l'ho studiata sui libri ti posso dire che l'Albana ha bisogno della pergola, ma per un motivo molto semplice, ha grappoli molto molto lunghi e quindi molto molto pesanti, quindi per cui qualsiasi altro sistema di allevamento non gli permetterebbe questa fruizione del grappolo così in verticale. Il discorso Albana è proprio questa, è la pergola romagnola, si sviluppa in altezza perché questo tralcio qui adesso viene tirato giù, adesso non ho le forbici, quindi questa è la portatura, questo viene tagliato qui, questi vengono tagliati qua in modo che c'è l'occhio per questa, per il prossimo anno, e questo è il tralcio per la prossima vendemmia, diciamo, per la nuova produzione. Soprattutto riferiti appunto all'analisi dei terreni in Romagna, la parte ovviamente più alta è quella che viene definita un pochino i terreni originali, no? Quelli che hanno anche in alcune zone gesso piuttosto che calcare, ovviamente con le piogge e gli anni, millenni. In questa fase qui, questa fascia qui, subito sopra la Via Emilia, è la parte dei terreni misti. Ci sono anche zone con delle argille rosse molto importanti che si vedono anche in mezzo a camminare, e si dice che questi siano i terreni che hanno, di cui ha bisogno l'Albana per dare il massimo del suo carattere, quindi tirare fuori proprio la parte anche di sapore, oltre che di struttura e di acidità. Allora, qui siamo intorno ai 100-150 più o meno metri sul livello del mare, e come clima normale, no, nel senso sì, non sono inverni estremamente rigidi, estati sì caldi di giorno, ma comunque con una buona escursione la sera. È una mongolfiera, questa separa il liquido dal solido per depressione, non per schiacciamento, quindi non andiamo assolutamente a rovinare la buccia esterna dove ci sono sostanze che non ci piacciono, e tutto in assenza di ossigeno. Quindi la cosa interessante è proprio questa, e quel pallone che vedi lassù, quella specie di mongolfiera, funge da polmone per diciamo il recupero della CO2. Allora, barricaia, qui ci troviamo sottoterra, come vedi queste sono tutte barrique, usiamo solo barrique di rovere francese. La barrica è vero che può essere un grande pregio, come no, e devo dire che Giancarlo Severchia ha saputo utilizzare la barrica per quello che va utilizzato, ossia come contenitore, e quindi quando poi andremo a degustare i vini vedrai che questi affinamenti sono veramente integrati all'interno dei vini e non sono mai in esubero rispetto alla struttura del vino stesso. No, sono di più passaggi, normalmente le acquistiamo nuove, le terminiamo noi, sempre nuove e le terminiamo noi. E qui vanno in affinamento ovviamente i passiti, quelli da Albana e Malvasia, e i rossi.